prima voleva tenere un profilo basso, invece adesso teniamolo. Non ti vedo bene. E infatti, what? Sparito? Te possi non cegate. Ciao Rockers, come state? Bentornati, bentornati nel canale e bentornati all'ottava puntata di The Evil Within. Siamo ancora qua, siamo vivi ragazzi, siamo sopravvissuti a tutta una serie di circostanze incredibili. Abbiamo incontrato la donna ragno, abbiamo incontrato Ruvik, ci ha spaventato un attimo, siamo veramente caduti giù di brutto e adesso mo ci ritroviamo qua. Dobbiamo aprire quella porta, boh, sento però la musichetta interessante, quindi dopo l'intro, veloce veloce da leccarsi le orecchie e partiamo. Ok, molto bene ragazzi, direi che dovremmo andare ad aprire questa porta, che la vedo veramente bene, spegni sta luce. Ah, ma qui c'è... cosa c'è qua? Interessante, fa vedere. What? Che cazzo è questo? Che figata. Vediamo cosa dice qua, prendiamo un altro... Non so, la cattiva notizia è che mi hanno assegnato un nuovo partner, quella buona è che mira. Ha detto sì. Ma anche la notizia cattiva non è poi così cattiva, cioè mettiti d'accordo ragazzo. Joseph è un ottimo detective e formiamo una buona squadra. Crimson City avrebbe bisogno di più uomini come lui e sono onorato di averlo al mio fianco. A volte però ho la sensazione di navigare in una barca con una grossa falla nello schiaffo, un budo. Per ogni crimine che risolviamo mi vengono commessi altri 10. Il dipartimento di polizia protegge la popolazione dai criminali, ma a volte sembra che questi ultimi siano in grande maggioranza. Tu com'è alla vedi? E per forza, c'è grossa crisi ragazzi. Via, forza, andiamo avanti, procediamo, eccolo. Entriamo, teniamo premuto, andiamo a potenziare il personaggio che io la vedo veramente bene, ne abbiamo un disperato bisogno. E tra la... per me un corno. E fa per me un corno? Cazzo. La tipa dov'è? Ciccia bella? È da un po' che non ci vediamo. Ah, sì, vieni, vieni. Ti vedo veramente bene io qua. L'indagine è a un punto morto. L'indagine su serial killer si ferma, la comunità si dice ottimista. In assenza di nuove tracce, la polizia ha dichiarato che il presunto serial killer ha probabilmente lasciato la zona. Si è dileguato. Oh, ti sei seduta, eh? Ma scusa, ma di qua io non potevo andare a prendere... Cazzo. Ah, ok, infatti. Fammi andare a prendere... gli armadietti. Munizioni, chiavi non ne abbiamo, mi ricordo. Oh, porco due, non ce l'abbiamo, chiavi. Non abbiamo trovato un cazzo e quindi chiavi non ce l'abbiamo. Sempre con calma ad aprire queste porte, mi raccomando. Ciao bella. Via, veloci, veloci. Mamma mia, ragazzi. Non c'è mai fretta questa ad aprire le porte quando è ora. Potenziamoci, dai, forza. Assetta tenata vuota! Danno corpo a corpo, lo vedo bene. Aumentiamo il numero di dardi extra, che la vedo bene. What's the every time? C'è una botta, every time. Boh, via, 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 via. Se ne andiamo. La corsetta e ritorniamo dentro. Ok ragazzi, sempre vi ringrazio per le visualizzazioni, mettete un bel like a The Evil Within, mi raccomando, perché è un gran gioco e io, come vi ho detto, vi sto veramente impegnando. Ora io qui non so veramente bene che cazzo possiamo fare, per cui stiamo con un profilo basso. Oh my god.
Ma chi è quel fuori di testa? Di Leslie? Aspetta un attimo, che qua già vedo. Questo non lo vedo bene. Quanto sei brutto? Niente. C'era qualcosa? Cazzo è successo? Ah, pieno. Porco due. Prendiamo le munizie. Ma non vedo un cazzo io qua, ragazzi. Attimo, mi lagga sto gioco. Non vedo nulla di interesting qua. Via. Io devo dire che in queste porte così entro un po' a cazzo. Faccio un po' il furbetto. Prima volevo tenere un profilo basso, invece adesso teniamolo là. Non ti vedo bene. E infatti, what? Sparito? Te posso non cegate. Prendi, gel. Questo? Fiammiferi? Prendili però. Dai, forza, porca miseria, forza ragazzi. Quello mi ha fatto la mossa quello, scomparso. Procediamo, procediamo ragazzi. Questa non la vedo bene. Cazzo è sto rumore? Porca troia qua. Sento un rumorino però là. Cazzo ti ridi? What? Ah, eccoti. Vieni. Apri, coglione. Ah, dove cazzo è? Minchia, questo è uno di quelli. Marca puttana, li sopporto quelli che non si vede un cazzo. E muori, Dio buono! Pezzo di menta! Quelli che non si vede un cacchio, che non li vedi, non sopporto, veramente. Mamma mia, quanto mi fa girare i coglioni. Porco due, mi mettono un'ansia, ragazzi. What the fuck? E noi ci andiamo sempre a sbarellato. Noi ci... sbarellato, nel vero senso della parola. Mi ricordo se qua eravamo già venuti. No. Eccolo, questo lo vedo bene. Via, procediamo. Ma chi è questo? Mamma mia, che posto di menta che è questo. Tu come la vedi qua? Allo scoperto così usciamo. Credo di dover scendere. Che culo. Già c'è la musichetta. Credo di dover scendere. Che culo. Mamma mia ragazzi, che famo? O famo, no famo, se buttiamo, o famo, no famo. E famolo! C'è paura de? Vedo bene, là c'è già una bombetta. Come la vedi? Gli tiro a bottiglia? No, non voglio fare come fa quel newbo di Gabbo, Dio fa, che tira le bottiglie, dai, per favore. Non si può vedere dei gameplay così, per favore, dai. Ci resta in modo, chiusa. Mi serve una tessera che magnetica. culo. Pensavo che era una bombetta.
Rettifico. Già ho visto di nuovo uno di quelli invisibili, secondo me. Eccolo. Dove sei, maledetto? Se te piglio, te do una pizza se solo te piglio. Eccolo. Oh, tacci tua. Prendilo però. E stai a giocare a nasconderello? Un'altra volta? Mi rotto il cazzo, dove sei, maledetto? E dove sei, mortangoli tua, se te piglio? Ma dove cacchio è? Eccolo! Mamma mia! Cazzo ti ridi? Cazzo ti ridi? Che cazzo ti ridi? Oh, che cazzo ti ridi? Vieni te allora, no? No, non venire te, che è meglio.